bene. È il momento clou, è il momento clou. Sì. Sì, sei pronta? Io sono prontissima. Ci devi spiegare tutto perché noi non abbiamo capito niente. Allora, io girovagando ovviamente sul web, mi sono imbattuta su questo video molto carino di un ragazzo, tra l'altro molto carino anche lui, che chiedeva... no, è qui, No, Aldo, stiamo scherzando ovviamente. Questo ragazzo molto carino che chiedeva amicizia in maniera molto tenera, molto sincera, al suo migliore amico, tale Lorenzo. E lo ha fatto con questo video che adesso facciamo vedere. Speriamo. Speriamo di sì. Trucco. Sì, è lì. Eccolo lì, lui è Aldo Andreano. Sì. Chiedeva appunto perdono a questo suo amico, usando anche tanti personaggi, a parte tanti amici, ma anche tanti personaggi famosi. Ah, ecco. Capisci? Ha coinvolto in questa avventura tante persone riconoscibilissime. L'ho trovata un'idea molto carina, simpaticissima. E poi, insomma, io mi sono intenerita. YouTube ha fatto del suo, perché YouTube tanto ormai ovviamente ha fatto, insomma, del suo, beh, chiaramente. Tanto che poi c'è un seguito, al video numero uno ce n'è anche un altro. Quindi lo inviteremo un altro giorno. Chiaro, per il due, ma lui può rimanere qui vicino a me anche per fino a maggio. Va bene. Vedo che sei contenta, Claudia. Sono contenta per te. Va bene, ottimo. Allora, proviamo a vederci e a sentirci questo video, perché sennò gli amici che si sentono per radio ne parliamo. Sì, ne parliamo e va bene, va, strucchiamo, va. Vediamoci questo video, vediamo un po' cosa ha combinato. Ciao Lorenzo, dopo la lettera che ti ho lasciato su Facebook ho visto che purtroppo non mi hai risposto, quindi voglio riprovarci e ho deciso di creare tutto questo. Please Lorenzo, forgive Aldo. Please Lorenzo, forgive Aldo. Please Lorenzo, forgive Aldo. Lorenzo, hijo mío, perdona Aldo. Please Lorenzo, forgive Aldo. So, ¿cómo estás? Por favor, perdona a tu amigo Aldo. Ciao Lorenzo, sono quello che fa gli annunci alla stazione. Dai, perdona Aldo. E ricordati che il treno Intercity diretto a Lecce delle 12:02 è in arrivo al binario 2. Per favore Lorenzo, perdona Aldo. Please Lorenzo, forgive Aldo. Perdonami. Dopo c'è l'episodio 2, però sarebbe da capire cosa ha combinato questo... Allora, intanto presentiamo Aldo, sì, è possibile, certo. Ce la facciamo. Certo. Buongiorno ad Aldo, ben arrivato. Intanto, io ti faccio i complimenti per l'idea, per questa cosa. Ma non lo so, io l'ho trovata una cosa veramente tenerissima. Dici, siamo tutti molto curiosi di sapere che cosa hai combinato. Allora, intanto diciamo a lui se si mette un po' più la sua destra, vieni, sì. Sei perfetto, bravissimo. bravo, scusa, ma tanto noi siamo dei televisionari così, insomma, spiccioli. Allora, raccontaci la tua storia. Allora, tutto è partito 5 mesi fa, quando organizzando una serata tra amici ho rifiutato un invito, sempre tra i miei amici, tra cui anche Lorenzo, perché tanto uscendo con lui da una vita c'era anche lui. E rifiutando ho avuto una reazione molto grande, molto esasperata di Lorenzo, in cui mi ha minacciato di non uscire più, di non chiamarmi più, perché non esco mai, perché è un ragazzo che non vuole uscire. Perbacco. E in effetti come dargli torto a Lorenzo, però? Perché non vuoi uscire, Aldo? Era un sabato sera, ero particolarmente stanco, quindi ma magari sì, alcune cose. Ma sì. E da lì è partita tutta questa piccola discussione, che comunque lì per lì mi ha un po' lasciato... mi ha preoccupato un po', e quindi certo. Da questa idea di dire va bene, adesso mi faccio perdonare a modo mio e gli faccio vedere fino a che punto arrivo, no? Ma veramente, ma una cosa carina. Ma come sei riuscito a coinvolgere tutte queste persone? Guarda, poi il tipo che annuncia i treni è veramente un'idea carinissima, molto simpatica.
Io ho tanti amici a livello social, quindi magari con varie nazionalità, quindi tutto quello che il social ti permette di fare. Certo. E quindi ho chiesto il loro aiuto in questa cosa qui, che loro ovviamente simpaticamente hanno accettato di buon gusto, e quindi mi hanno aiutato nel fare questo video. Poi io l'ho montato anche in maniera così molto casalinga, con cose molto... Beh, ma la simpatia del video sta anche proprio in questo, infatti, no? Non poteva essere, tanto doveva essere immediata e molto veloce, e poi la simpatia è proprio quella. Non potevi iniziare subito con una cosa professionale, anche se poi invece proseguita in una maniera anche più seria, poi vedremo, vedremo, per chi ci segue può vederlo, ma potete vederlo su YouTube in qualsiasi momento, il secondo video di Aldo, in cui appunto si chiede ancora perdono a Lorenzo. Poi ci dirai se Lorenzo ti ha perdonato e come. Vediamo se ci sarà riuscito. Ok, bene, poi c'è una coniglietta, per il piacere, c'è anche una coniglietta, come si chiama? Una coniglietta? Tutti gusti, sì. Chiedo a voi uomini, come si chiamano quelle signorine lì? Ha coinvolto proprio anche delle gnoccone, insomma. Eccolo là, io ho parlato di quello che fa l'annuncio dei treni e tu parli della gnoccona, giustamente. Beh, ognuno parla di quello che vuole. Ho chiaro. Come l'hai coinvolta la coniglietta? Questa è una domanda che un po' mette in difficoltà, però no, scherzo. Lui dovrà fare poi un video per farsi perdonare dalla fidanzata, nel caso ci fosse. Ecco. Infatti sono scomode queste situazioni, meglio essere singoli questi frangenti, perché poi però vabbè. Allora, intanto è nata da una cosa di amicizia, quindi non c'entra niente, no? Sì, perché sì. Poi qualcuno so che ha frainteso, sai? Ah sì? Sì, perché sai, l'amicizia tra un uomo e un altro uomo, benché siano cresciuti insieme, mi stava raccontando Aldo, è sempre vista un pochino in più in maniera maliziosa rispetto all'amicizia tra due donne. Mi sembrano delle grandi stupidaggini. Certamente, insomma, beh, vabbè, sono quei luoghi comuni, no? Che vanno sfatati, e Aldo lo sta facendo in maniera molto intelligente, bene. Secondo me. Va bene, va torniamo bene. Su Aldo. Ma certo, ecco, guarda, vediamo se strucco. Aldo. Ecco, struccato. Eccolo lì, lo vedo anch'io. Aldo ci ha raccontato, ci stava raccontando di questa iniziativa, di questa così follia per farsi perdonare da Lorenzo per una litigata, ma proprio veramente così sciocchina, no? Stiamo amici. Parlando di un amico che per farsi perdonare dall'altro amico, esatto, ha realizzato un video, no? Utilizzando un po' dei personaggi curiosi. Abbiamo appunto visto il tipo che annuncia l'arrivo dei treni nelle stazioni e che chiede a Lorenzo di perdonare Aldo. E poi c'è la coniglietta, che ha fatto abbastanza successo, poi qualche altro personaggio. In seguito a questo primo video, che su YouTube ha avuto più di 11.000 visualizzazioni, caro mio Cristiano. Che è tantissimo, ecco. Ed è specificato che lui e Lorenzo sono coinvolti da un sentimento di amicizia profonda, non altro. Beh, io penso che quando, insomma, un amico perde un altro amico, comunque succede un qualcosa, dispiace. Capisci, no, ma altro che, anche perché loro, insomma, sono cresciuti insieme, mi diceva Aldo, sono veramente amici, quasi fratelli, no? Ogni mezzo è lecito. Ma altro che, sì, assolutamente. E poi c'è un seguito a questo video, il video numero 2, come farsi perdonare, Please Lorenzo Forgive Aldo, episodio 2, che vediamo subito. Vediamo un po', siamo curiosi. Sì. Secondo te parte? Io spero proprio di sì, anche perché qui veramente se ne vedono di tutti i tipi. È partito, partito. Perdonami. Sono Andrea Di Pre, per favore Lorenzo, perdona Aldo. Sono Arthur Calindri, il re dei Patacca, per favore Lorenzo, perdona Aldo. Per favore Lorenzo, perdona Aldo, dai, non ti ha fatto niente in fin dei conti. Che ti ha fatto Aldo? Perdonalo. Per favore Lorenzo, dai, non ce la facciamo più, ci hai triturato le palle, dai, perdona questo Aldo Lorenzo, perché non lo perdoni? Fallo. Ciao Lorenzo, sono sempre quello che annuncia i treni, ma ho deciso di cambiare lavoro. Ora mi piace volare. Leggi il cartello,
Per favore Lorenzo perdona Aldo. Ciao 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 ciao. Però in realtà annunciare treni è sempre stato il mio sogno. Per favore Lorenzo, perdona Aldo. Nella vita errare è umano, perseverare è diabolico, ma perdonare è divino. Quindi Lorenzo, per favore, perdona Aldo. Lorenzo, abbiamo lo stesso nome. E perdona Aldo, no? Guarda. Perdonalo! Lorenzo, perdona Aldo. Dai. Lorenzo, perdona. Hai visto che roba? Accidenti, qui proprio ce n'è per simpaticissimo, davvero, eh? Anche il Facchinetti si è prestato con la moccona. Agli amici per radio rimandiamo a YouTube o al supporto visivo. Ovviamente. Perché insomma senza supporto visivo è sempre un po' più complicato in qualche certo. modo. Appena possibile andate sul canale di Aldo e andatevi a vedere questi due video. Il secondo è la versione VIP della richiesta di perdono ed è anche un po' più lungo di quello che noi abbiamo ascoltato e visto. Aldo, parlaci di questi personaggi, veramente qualcuno molto famoso, poi alla fine c'è addirittura Maradona, sai, che si presta a questa cosa e che chiede, quindi parliamone. Parliamone. Allora, io dopo che avevo condiviso il primo video, quindi l'avevo mandato a Lorenzo e ai nostri vari amici così per ridere tranquillamente tra noi, mi è arrivato un messaggio sempre tramite Facebook dallo staff di Marco Carta, che io non avevo niente in comune con lui, in cui mi era stato detto che il video gli era piaciuto e quindi avrebbe pensato di condividerlo. E da lì chiaramente una valanga di messaggi di chi io fossi, di cosa c'entravo con lui, se ero il compagno suo, cose abbastanza importanti, e dove lì per lì mi ha fatto ovviamente piacere, anche lì abbiamo riso tantissimo, poi è venuta l'idea di andare oltre, cioè vedere, oddio, ho detto se è piaciuto a lui, chissà se riesco a coinvolgere altri suoi colleghi, chiamiamoli così, anche altri personaggi. Poi non capisco perché bisogna sempre ficcare la malizia ovunque. No? Capisci? Insomma, è quello di cui parlavo prima. Ricordiamo, il sentimento dell'amicizia è un sentimento purissimo, no? Altro che. Forse quando è vera, è anche più dell'amore. È vero. Claudietta, noi siamo veramente di corsa. Lo so, mannaggia. Sapere la reazione di Lorenzo. Me la raccontate, per favore. Visto che non siamo riusciti. Stamattina non è reperibile Lorenzo. La reazione sua immediata è stata quella, cioè, ma che fai? Ma che sei matto? Ci metti in difficoltà tutti qui, è un disastro, mi fermano per strada e mi chiedono se ti ho perdonato, se cosa ho fatto di così grave. Sì. Alla fine no, lui ovviamente gli è piaciuto, tanto comunque una cosa divertente, anche se in realtà ancora se continua un po' a tirarlo perché dice che aspetta il terzo, perché in realtà non è che mi ha perdonato del tutto. Sa che alla fine gli ha fatto anche una gran pubblicità. A Lorenzo. Lo vedremo in televisione da qualche parte, insomma. Vabbè, l'importante è che abbiano fatto pace e che l'amicizia sia tornata. Questo, sì, l'obiettivo era questo qui. Noi ci siamo molto divertiti comunque con questi video. Ti ringraziamo Aldo per essere stato qui presente. Grazie a voi. Rimani perché poi festeggiamo un attimo. Ah sì, è vero. Festeggiamo. Quindi i nostri amici non se la prenderanno male se manderemo 2-3 canzoni di fila perché ci dobbiamo perché noi dobbiamo brindare. Dobbiamo sgolfanare. È arrivata una tortina in studio, Chris. Guarda. Ma veramente, eh?